Nella Repubblica Centrafricana, scelta da Papa Francesco per aprire l'anno della misericordia il 29 novembre 2015, gli scontri e le violenze contro la popolazione civile nel nord e nell'est del paese sono forse i colpi di coda di una guerra civile che devasta il paese dal dicembre del 2012. 100.000 profughi si sono aggiunti ai 400.000 già fuggiti dalle zone di scontro, assistiti dalle organizzazioni internazionali. Abdoulaye è uno studente musulmano a Bangassou. Non riusciamo a capire le ragioni di questo conflitto. Prima vivevamo in armonia, cristiani e musulmani, e condividevamo ciò che avevamo. Poi dei gruppi armati si sono mobilitati contro di noi. Le speranze di pace dopo il viaggio di Papa Francesco e le elezioni del dicembre 2015 sono affidate all'intesa di Sant'Egidio, l'accordo firmato il 19 giugno nella sede romana della comunità dal ministro degli esteri, rappresentante del presidente Touadéra e dai leader di 13 movimenti politico-militari. Così Papa Francesco aveva salutato i partecipanti all'Angelus del 18 giugno. Porto nel cuore la visita che ho fatto nel novembre del 2015 in quel paese e auspico che con l'aiuto di Dio e la buona volontà di tutti sia pienamente rilanciato e rafforzato il processo di pace, condizione necessaria per lo sviluppo. Dopo 3 giorni e 3 notti di lavoro, ospiti della comunità di Sant'Egidio, che è anche chiamata l'ONU di Trastevere, i rappresentanti dei diversi gruppi hanno definito un'intesa su 3 punti. Sul piano politico, il cessate il fuoco sotto controllo della comunità internazionale, il riconoscimento di tutti i movimenti per la ricostruzione e l'avvio di una dinamica di riconciliazione. Sul piano della sicurezza si garantisce l'autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale e su quello economico e umanitario la protezione delle ONG presenti nel paese e oggi fondamentali per la ricostruzione della Repubblica Centrafricana. Il responsabile esteri della comunità di Sant'Egidio, Mauro Garofalo, è appena rientrato dalla capitale Bangui. I gruppi hanno rinnovato tutti in un incontro che abbiamo fatto in questi giorni a Bangui la loro volontà di proseguire nell'implementazione dell'accordo, ma sarà un processo lungo e anche faticoso, perché si tratta di un paese enorme, poco più piccolo della Francia, con solo 5 milioni di abitanti, con numerose sigle di combattenti. Noi ne abbiamo riuniti a Roma 14, ma anche queste 14 non controllano completamente tutti i loro armati. Quindi l'implementazione, la diffusione dell'accordo e l'applicazione del cessate il fuoco sarà ancora lunga. Proprio per questo in questi giorni a Bangui abbiamo parlato con le autorità per mettere in piedi un comité de suivi, cioè un comitato che possa applicare le singole decisioni dell'accordo di Roma. Di violenze ce ne sono state prima e dopo l'accordo. È tutta la situazione che è molto instabile. L'accordo offre una via d'uscita a questi gruppi e secondo noi offrirà anche un modo per isolare i banditi, i mercenari che campano, diciamo, che sfruttano la situazione di tensione, per poi favorire quei gruppi che potranno invece aderire in maniera concreta e vera all'accordo e iniziare un processo vero di disarmo. Questo accordo è il frutto di 9 mesi di lavoro confidenziale, quasi segreto direi. Per mesi i rappresentanti dei gruppi armati sono venuti a Sant'Egidio, hanno analizzato la situazione e hanno potuto dire la loro e sono stati ascoltati anche con rispetto. Quindi c'è stato un grande lavoro di costruzione della fiducia. Sant'Egidio è percepita anche da questi gruppi, che sono gruppi armati, come un elemento non minaccioso, che non ha alcuna parte negli interessi del paese, né economici, né strategici, né militari, né politici. Noi siamo un honest broker, come dicono gli inglesi, e questo ha fatto sì che molti si rivolgessero a noi con fiducia. Allo stesso tempo il governo, attraverso il presidente Touadéra e il suo governo, ha più volte ribadito la fiducia in noi. Nel difficile cammino di riconciliazione e ricostruzione, tutti in Centrafrica, a partire dai cristiani, che sono la metà della popolazione, sono chiamati a rifiutare ogni tentazione di vendetta e a chiudere con la spirale delle rappresaglie senza fine, come ha chiesto Papa Francesco nella cattedrale di Bangui, dopo aver aperto la prima porta santa del Giubileo. Ancora Mauro Garofalo. Il perdono è una questione molto complicata, perché dopo 4 anni di violenze la gente è esasperata. Questi 4 anni di violenze poi si aggiungono a numerosi anni in precedenza di grande violenza e di grande tensione. È certo, come ha detto il Papa, che il perdono è l'unico modo di uscire da questa dinamica di scontro. Però deve essere un perdono diffuso, dal villaggio alla capitale. Per questo abbiamo detto in questi giorni a Bangui che non c'è soluzione, non c'è alternativa al dialogo, non c'è alternativa
all'accordo politico. L'ONU ha 12.000 soldati e non riesce a controllare tutto il territorio. Quindi io credo che il perdono, il dialogo, l'accordo è l'unico modo di uscire da questa situazione. L'accordo di Roma lavora su questi temi, sul tema della giustizia e della riconciliazione in maniera realista. Non è possibile in questo momento prevedere un'amnistia o fare delle cose che vadano nella direzione dell'impunità, ma allo stesso tempo bisogna fornire una via d'uscita onorevole a quanti hanno creato questo caos. Quindi noi siamo contro l'impunità, siamo contro l'amnistia, ma allo stesso tempo in maniera realista nell'accordo ragioniamo sulle sanzioni internazionali e sulla giustizia di transizione.